Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi, lunedì 12 novembre, andiamo a vedere come titolano le pagine locali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. In apertura la festa di tutti, grande partecipazione nel capoluogo per la 39ª edizione della Su e Giù. La politica, Iorio prende in contropiede la coalizione e rilancia le priorità per lo sviluppo. Un po' a sorpresa, il governatore ha delineato su Facebook le priorità della sua azione politica: turismo, ambiente, cultura e solidarietà sociale. Elezioni, PD, UDC, prove tecniche d'intesa con l'esclusione di frattura. Festa del ringraziamento, il Made in Italy sta soffrendo. E poi Isernia, Vardè rientra a sorpresa e approva il bilancio. Ancora Isernia, comune, grandi manovre per il varo della giunta. Campobasso non paga i contributi previdenziali, punita con l'arresto. E poi lo Sport Lega Pro, Campobasso colpito a freddo dal Martina, la reazione non basta, esordio amaro per Vullo. Marino colpisce un palo, occasionissima sciupata da Di Bartolomeo. La Serie D, Isernia, Corsara, Celano, ottimo 1-1 per Lagnone. L'eccellenza, il Fornelli continua a vincere, pari Turris, Poker, Campobasso 19. E poi promozione Montaquila, leader il Vinchiaturo si gode il Blitz Basket, terza sconfitta consecutiva incassata dal Venafro. Ed ora andiamo a vedere le prime pagine interne del quotidiano del Molise. In apertura l'attualità, crisi dell'edilizia, persi 4.000 posti di lavoro. I sindacati decidono di scendere in piazza, il settore annaspa dal 2009 e le ripercussioni sui livelli occupazionali sono stati pesanti. Solagrita al PD e CGIL aprire un tavolo ministeriale. Intanto, dopo l'esposto di Romano, Petraroi attacca: non sarà la magistratura a risolvere la vertenza. E poi sale l'attesa per la visita e l'enciclica del Papa. Benedetto XVI consegnerà il documento a gennaio. Alla pagina 3 la politica, Iorio in contropiede, ecco le mie priorità: turismo, ambiente, cultura e solidarietà sociale, i valori su cui si fonderà il nuovo modello di sviluppo regionale. Ancora la politica, Di Pietro si difende anche da Giletti. Dopo il terremoto provocato dall'inchiesta di Report, il leader dell'IDV spiega le sue ragioni all'Arena. È dal 1992 che mi attaccano, dice Di Pietro. E poi PD, UDC, intesa che esclude frattura. E Romano incassa il sostegno dei sindaci, di Lisa. I cittadini sono stanchi di certe scelte fatte anche dal centro-sinistra. E poi sicurezza sul lavoro, oggi l'incontro alla Confcommercio. E dal quotidiano del Molise ci spostiamo alla pagina del Molise dedicata del tempo. Andiamo a vedere la politica in primo piano. Il rettore Cannata si fa largo nel dopo Iorio. Il possibile rinvio della data del voto rilancia l'idea delle primarie nel centro. Sinistra e il centrodestra sonda la disponibilità del Magnifico per una candidatura autorevole alla regione. E poi la Vaglia accoglie la statua della Madonna. Occupazione, 10 milioni non bastano per la cassa integrazione. E del tempo ci spostiamo alla prima pagina di primo piano Molise. In apertura lo Sport, sconfitta bugiarda, Lupi, segnali di ripresa. L'arrivo di Vullo scuote il Campobasso anche se a vincere il Martina con Gabuzza al secondo. Gol annullato a Dall'Occo, palo di Marino, Leuci ferma Morante, Conate e Di Bartolomeo. E poi ancora la Su e Giù. In 6.400 invadono il centro storico di Campobasso, commovente il passaggio nell'impianto intitolato a Nicola Palladino. E poi la Regione, scontro al vertice, bocche cucite nel PDL.
Isernia, comune De Vivo pensa una giunta politica, non avrà la grana del bilancio, è stato approvato da Vardè. Portocannone, Don Marino lascia la parrocchia sciocca alla messa della domenica. Il sostituto spiega ai fedeli, si sente confuso e smarrito. E poi l'eccellenza, il Fornelli risponde al Boiano, la Turris si inceppa a 20.000 promozione, il Vinchiaturo lascia il nuovo Montaquila al comando. E poi ancora la Serie D, Isernia, ancora una vittoria, Lagnone blocca il San Cesario, i Granata impongono l'1-1 alla capolista. E poi lo sport dall'Abruzzo, eccellenza, Guardia Grele e Marina in crisi, San Salvo prende quota, promozione la Vastese fa il vuoto, VDS e Cupello calano il tris, prima categoria Casolana 6 reti e leadership del girone, pallavolo l'Impavida acciuffa la città di Castello. Ed ora andiamo a vedere le prime pagine di primo piano Molise. La politica, la scelta del candidato premier di Giacomo Iorio nel PDL, nessuno parla. Non comment sullo scontro nel partito, prende corpo l'idea di una consultazione popolare. L'agenda del senatore posta su Facebook le regole per le primarie. Il presidente incontrerà la maggioranza di comune e provincia di Campobasso. E poi ex cattolica, parte la formazione on the job, appello dei sindacati ai parlamentari, bisogna prorogare l'istituto al 2013, aiuta nella gestione della crisi. E poi sfida a colpi di gazebo, il PD chiede un certificato e Alfano fa votare i sedicenni. La politica ancora alla pagina 3, ospedali così cambieranno in base alla spending review, il governo detta standard qualitativi e tecnologici e per una DEA di secondo livello serviranno 600.000 abitanti, privati in bilico, accreditati solo quelli con 80 posti letto per acuti. In Molise restano fuori Villa Maria, Villa Essere, Igè, poi influenza parte domani la campagna vaccinale e poi ancora nel decreto anche la disciplina delle strutture di comunità. Le linee guida di Basso già le prevedono al posto di Vietri, Santissimo Rosario e Caracciolo. E con primo piano Molise chiudiamo la sezione dedicata alle testate locali, spostiamoci a quelle nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera in apertura. Sull'orario vincono i docenti, salta la nuova norma, dubbi di copertura per gli esodati, non cambiano i tempi di lavoro dei prof, Monti all'Unione Europea, inaccettabile il blocco dei fondi all'Emilia. E poi frane, allagamenti, centinaia di sfollati, nubifragi al nord e al centro, emergenza massa, Clini per le risorse, allentare le regole dell'Unione. E dal Corriere della Sera ci spostiamo alla stampa di Torino. In apertura, Monti all'Unione Europea, inaccettabile lo stop ai fondi per l'Emilia, terremoto per gli aiuti, il Premier chiama Barroso e Schulz. Dopo lo scontro a Bruxelles sui 670 milioni, il via libera dovrebbe arrivare domani. E poi ancora il maltempo, piogge, allagamenti in mezza Italia, Clini deroga il patto di stabilità, interventi contro il dissesto, appello del governo all'Europa. E dalla stampa andiamo alla prima pagina del quotidiano La Repubblica. In apertura esodati, altra beffa, mancano i soldi, dietro front dopo l'accordo blitz sull'IMU, imposta più leggera per la Chiesa. La ragioneria stoppa l'emendamento alla legge di stabilità, sono troppi, riforma del Porcellum, Casini apre al bonus del 10% e poi ancora il maltempo, frane e fiumi impazziti, centinaia di sfollati, paura in Liguria e Toscana, acqua alta, record a Venezia. Dalla Repubblica. Andiamo al tempo, in apertura allo sport. Lazio super il derby, ancora suo, e poi l'Angelino prende il volo. Berlusconizzato chiude la porta a Fini, boccia il Montibissi, a sorpresa annuncia il cambio di nome e simbolo del PDL. Dà il tempo alla prima pagina del giornale.
Alfano, no a Fini e Monti, il futuro del centrodestra. Il segretario del PDL accontenta i militanti, porta in faccia al leader Fli e a un nuovo governo dei tecnici. Poi pensione Berlusconi come Scalfari per Repubblica. E poi la diretta del dopo partita primaria PD Sky, arruola anche il calcio. La domanda agli ospiti: voterà e per chi? Ma nessuno ci casca. Dalla prima pagina del giornale a quella del Messaggero, in apertura la fotonotizia, festa a Lazio nel derby, Zeman trema. E poi la scuola salva, taglia la ricerca, c'è l'accordo, l'orario dei prof non aumenta, esodati, stop della ragioneria, legge elettorale, Casini apre al premio del 10%, Alfano il PDL cambierà nome. Poi ancora allarme maltempo, frane al nord, nubifragio a Roma. Dal Messaggero andiamo allo sport, al Corriere dello Sport in apertura. Cuore Napoli, l'Inter scivola. Grande rimonta azzurra a Genova, Mazzarri risale, Stramaccioni cade a Bergamo, la Juve ora è a più 4 e poi ancora derby. Trionfo Lazio De Rossi, che follia, pugno a Mauri, il centrocampista espulso, perde la nazionale. Ancora Super Fiorentina e Allegri rischia e viola, spingono il Milan nel caos. Galliani aspetta Berlusconi per decidere, il tecnico appeso a un filo. Bene, ed ora guardiamo insieme la clip dei gol più belli di questo fine settimana. Vediamo. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. And I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Il primo a tagliare il traguardo è stato Manuel Colangelo, atleta del gruppo sportivo Virtus di Campobasso. Manuel Colangelo, complimenti per la vittoria. Grazie mille. Com'è stata questa gara? È stata come sempre impegnativa e emozionante allo stesso tempo. Fai parte della Virtus? Sì, faccio parte della Virtus, questa era una seggiù dedicata al sorriso, all'abbraccio, verso gli esclusi e i marginali. Vorrei ricordare l'esempio di Tommy Smith, che alzò il pugno alle Olimpiadi,
come segno di rilancio di un movimento che andasse contro l'esclusione. E forse può dire Tommy Smith anche qui. Grande emozione nelle parole della prima donna a giungere al traguardo in Piazza Municipio, Laura Palladino. Sono molto contenta di questo risultato, ma soprattutto della riuscita della manifestazione, perché ne eravamo tantissimi alla partenza di partecipanti e soprattutto è stato bello per me vedere la gioia nel cuore di chi correva, nonostante la fatica. Quindi questo è il modo di ripagarci per l'organizzazione migliore. E io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, perché è stata una giornata di festa bellissima grazie a loro. E come sempre, questa gara è per mio zio, Nicola Palladino. E dopo questo speciale sulla su e giù, vediamo insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per lunedì 12 novembre. La perturbazione atlantica non evolve di molto verso Levante, ma piuttosto sprofonda verso il Nord Africa. Cieli dunque irregolarmente nuvolosi, ma senza particolari precipitazioni. Temperature in lieve calo, ma ancora su valori molto miti per via di tesi venti di scirocco, mari mossi o molto mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso, minima 13, massima 18 gradi. Isernia, minima 13, massima 21 gradi. Termoli, minima 17, massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Bene, la nostra rassegna stampa termina qui. Io vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale alle 13:50 e vi auguro una buona giornata.